Apriti. Stefano. Chiuditi, Giulia. Elettronico. Buongiorno a tutti. Andiamo. Andiamo. Dai. Come mi posso? Svegliare. Dormito bene, eh? Ma come posso svegliare con un incubo? Dai, poi ve lo racconto verso dopo mezzogiorno. Ve lo scrivo qua sotto. Andiamo. Dicono i talebani, andiamo Tofì, dai, vai a fare i bisognini, forza, dai. Dai, andate, andate a fare i bisognini. Come possono dire i talebani? Andiamo. I talebani, quindi i talebani hanno fatto la gente afghana, poi ha fatto. Cioè, chi sono i talebani? I militari di là. Chi ha fatto il coronavirus? Gli afghani? Hanno scelto gli afghani, quindi secondo di vivere in mezzo a. Fai bisogno di vivere in mezzo con i buchi nelle porte, i buchi nei muri, appena. Ovunque. Dal 1980, da quando almeno me lo ricordo io, 1970. Non lo so che cazzo. Chi sono i talebani a vendere la Mobi la Fiat Mobi in coso là, come si chiama, in Brasile. Poi i politici italiani dicono che noi italiani esportiamo, siamo un orgoglio per tutto il mondo, quello che esportiamo, un orgoglio. Ma l'avete visto quello che producono là per Fiat? Questo tipo Salvini, tutte ste cazzate, ragazzi, guardateli lì, tutti che festeggiano nel rave. Ma tu l'hai visto dove va Salvini nelle spiagge? Là droghe non ce n'è dove c'è Salvini, vero? Che va nelle spiagge, sbuffone, ministro del nulla. Per non parlare degli altri, del centro sociale, quello il comunismo. Belli, quelli vi fanno fare i rave, vi fanno fare le feste, come i fascisti, vi fanno fare le feste. Sia i fascisti che i comunisti, che gli anarchici, finti, che la politica in Italia è finta. Vi fanno fare le feste, gossip, vi fanno fare le feste e poi vi inculano, anche i comunisti, si mettono d'accordo con le Digos, le cose ve li fanno chiudere, il rave, e utilizzano le persone, oh, guarda quello, lo ammazzano, quello è morto di infarto, a quello gli è venuto e ci hanno gli infiltrati, le persone come io ho conosciuto, la polizia, dei carabinieri. Che vi mettono, vi fanno scoppiare poi il cuore, vi mettono qualcosa per far risultare una cosa, un'altra, vi fanno venire qualche cosa. Quindi dovete stare attenti, ragazzi, perché vi dovete liberare da queste cose qua. La musica deve essere musica, non deve essere mischiata con dei politicanti del cazzo, che poi la traslano in altre cose. Una festa è una festa. Love is love.
Panazze? Scoppo la minchia. E cagnolette, pette. Annicarrette. Equilibrata. Guarda che equilibrata tu sei. Ero, fino a... Voce chi sta un po' cursazza a casa. Ancora annicarrette. Bacetti? Bacetti? Non litigate. Bacetti? Comunque. Senti, non ce l'avete quelle le sette suonerie, quelle cinesi? Questo, capito? Che cazzo di cazzari che siete, degli assassini infilati ovunque che fanno politica dell'apparenza. Non ce n'è comunismo in Italia, non ce n'è fascismo, non ce n'è anarchia, c'è solo l'italianità. È stata globalizzata. Ma dicevo, l'avete vista questa cazzo di mobi? Le macchine della Fiat che vengono vendute il cross. Ieri ho fatto un giro, cioè, ma vi dovete vergognare, non è, cioè non è Fiat, c'è una cosa Fiat, ma poveri brasiliani. Ci odierà, penso che l'amore per gli italiani, uno che si compra una, dice lo stile italiano. Stile italiano. La plastica è chista. Livello questo, quindi. Proprio così, roba così con una cosa elettronica e lumifica. Le finiture sembrano, guardandola così, sembra di una macchina di alto livello, di alta qualità. Il vetro, subito vetro, senza guaine, senza un cazzo, come se sono macchine super tecnologico, col vetro subito dove c'è la lamiera, dove c'è la plastica, senza guaine, senza cornici, senza cofano, quindi alta tecnologia, alto design. E quindi si spera che gli, appena ho visto, ho detto vabbè, allora i componenti saranno di ottima fattura, saranno quale minchia, poi la vedi plastica a livello proprio così, di plastiche da gonfie da supermercato. Ho capito che la guideranno a cazzo di cane, peggio che lì in India forse il coso, però non puoi vendere un marchio Fiat cosa, e puoi dire che fuori dall'Italia vendi, noi siamo i benefattori, noi quando ci muoviamo fuori, gli italiani, io mi metto in mezzo che sono nato qua, magari potrei avere, cioè ho sicuramente delle persone che conosco, parenti o cose, come tutti voi, che sono stati nelle nostre modalità, sono stati abbindolati negli atteggiamenti, nel carattere, quindi quando vanno fuori gli italiani cosa vanno a fare? Minchia, vanno a fare beneficenza, sono dei benefattori, invece gli afghani, mettiamo io, dici l'oppio, quelli vendono l'oppio, io non ne uso oppio, figuriamoci. Forse i prodotti farmaceutici, le cose. Però, tra l'oppio e la mobi, non lo so, almeno l'oppio adesso costa, non lo so quanto costerà, 20 euro, 30 euro, una pallina. No? Non muori, non lo so, si muore, si, tipo cose, oppio. Si mischiano con i fumi, con le droghe, con le altre droghe, non lo so com'è. Quello che fa. L'afgano, c'era anche del fumo afgano in Olanda, quando sono stato ad Amsterdam, vendevano l'afgano, io l'ho fumato, tipo un vino, non c'entra l'oppio, era il fumo afgano, l'oppio è un'altra cosa, l'eroina è un'altra cosa, ma la mobi, se io mi dovessi comprare la mobi, non spendo 10 euro, 20 euro, in Brasile, non sono, cioè ci rimane di testa, cioè,
sballa tutto quando uno a Duma, cioè, come potete truffare così? Non penso sia la Fiat, quelli sono gli accordi. Non penso che Agnelli proprio personalmente dice pezzi in mezzo brasiliane, che siete più forti a calcio. Vi mettiamo ora là e avete dei posti stupendi, forse più belli ancora dell'Italia. Ora vi mettiamo là due ciminiere, due macchine di merda e ve ne andate a fanculo. Penso che Agnelli fosse così. Comunque, penso che il bene e il male, che bisogna discernere sempre, continuamente, in automatico, quasi in automatico. Automatico non significa essere totalmente di altra, totalmente comandati, non significa essere finti. Automatico significa che, insomma, che hai un autocontrollo, diciamo. E che cazzo, no, non ti leccare, ehi! Cosa ti ammorso lì? Un autocontrollo significa questo. E come cazzo potete vendere sta roba e dire che gli italiani vanno in giro a fare del bene in Thailandia, in Africa, in Sudafrica, vanno tutti a fare del bene, non c'è nessuno. Cosa ho, cosa si, quale offerte, quale richieste, la prostituzione minorile. Veramente sono gli italiani, la maggior parte sono italiani, europei, diciamo, che vanno lì a farsi spompinare da bambine, da ragazzine, massaggiare e cose. Non so, magari alcuni afghani porcellissimi lo faranno a casa loro, sicuramente anche lì esisteranno dei mali simili, ma noi siamo quelli che proprio li commercializziamo, quelli commercializzano, ne so, delle cose, noi commercializziamo tante altre cose. Insomma, questi charlatani, troppi charlatani. Andiamo, eh? Scrivete a Villuca IQ, Ugor. I cuore. Ho il mio sistema automatico. Oh, voi avete mai provato senza secchio? Io ho provato anche senza secchio, quindi che è mano. Meno male con le mani buone, eh? Allora, e ricordatevi che ci sono i guastatori. La gente all'interno di qualunque sistema, di qualunque cosa, anche culture, cose che guastano. Alcune volte per fortuna, e alcune volte, ma guastare qualcosa mette un po' in pericolo a tutti. Perché poi la gente viene guastata. Non sto parlando di quelli di Guastella, saluto gli abitanti del luogo. Però, insomma, non so se avete capito quello che voglio dire. Vi adocchiano, vi fanno, e allora non bisogna fare niente. Ecco, è questo giudizio continuo su quello che bisogna fare, che non va bene, o quello che non bisogna, invece di rappresentare e descrivere la realtà, che invece sarebbe più interessante. Cosa regolate se non taratanzi, taratanzi. Andiamo?